Buon pomeriggio a tutti. Noi organizziamo conferenze stampa per presentare i nostri punti del programma, le proposte, le soluzioni che ha il Movimento 5 Stelle, anche per confutare la balla che siamo quelli del no. Poi questa roba non esce, escono polemiche, parole sbagliate, non escono delle proposte sulle quali ci abbiamo lavorato, delle denunce che abbiamo effettuato, cose che abbiamo detto mesi fa e purtroppo poi si sono concretizzate nella realtà. Stiamo dando il massimo per far capire tutto il lavoro che abbiamo fatto, però sta roba non esce. Perché non esce? Qua ci sono giornalisti, io vi rispetto, per l'amor di Dio, ma il problema è del sistema, anche del sistema mediatico, che è interconnesso col sistema del capitalismo finanziario. Questa è la verità. Ci sono qui giornalisti di Repubblica, del Gruppo Espresso, del Corriere della Sera. Il problema è il conflitto di interessi che c'è tra sistema bancario, tra politica e sistema mediatico. Conflitto di interessi. Quando eravamo ingenui e inesperti, che siamo entrati qua dentro, che pensavamo che il problema del conflitto di interessi fosse soltanto un problema legato a Berlusconi, non avevamo capito che c'era tanto, tanto altro. L'abbiamo poi compreso maggiormente con Banca Etruria e la famiglia Boschi. Lo comprendiamo oggi con la crisi delle banche venete. L'abbiamo capito maggiormente con MPS, la banca del Partito Democratico, spolpata dal Partito Democratico, poi salvata dal Partito Democratico, però con i quattrini dei risparmiatori italiani. Questo è il problema. La verità è che i politici utilizzano i quattrini nostri per darli alle banche e poi le banche gli restituiscono il favore. Come? Tramite finanziamenti ai politici stessi oppure assunzioni. Finisci di fare il politico perché vieni trombato, ma tranquillo, mi hai dato tanti denari o non mi hai fatto delle leggi sulla trasparenza bancaria e io ti restituisco il favore, ti assumo. E ringrazio anche il giornale che non parla di un determinato caso come finanziandolo. O entrando direttamente nel consiglio di amministrazione. È così. Dentro il Corriere della Sera c'è Mediobanca che ha il 10% delle azioni. Mediobanca possiede il 10% delle azioni del Corriere della Sera. E il gruppo Espresso, di De Benedetti, che non si può nominare in televisione come se fosse Lord Voldemort, non si può nominare De Benedetti, è uno che ha preso quattrini da MPS e da Banca Etruria per le sue aziende, restituite o a Tozzi Bocconi oppure tramite azioni di quelle stesse aziende fallimentari. Questo è il problema in Italia. E il Movimento 5 Stelle, piaccia o non piaccia, sta difendendo i risparmi dei cittadini italiani, e lo dico anche a quelli che non voteranno mai il Movimento 5 Stelle perché Grillo urla, santa pazienza. Stiamo difendendo i risparmi dei cittadini italiani, restituendo denari nostri che ci spetterebbero per legge e tentando di salvaguardare il risparmio degli italiani. Ma il problema è il conflitto di interessi. Ieri, lo diceva prima Villarosa, finalmente la Corte dei Conti ha aperto un'inchiesta, ha citato in giudizio una banca d'affari che si chiama Morgan Stanley. Per quale motivo? Perché i governi, Dipartimento del Tesoro e Ministero dell'Economia, hanno stipulato dei contratti di acquisto con queste banche d'affari di titoli derivati, di derivati, che poi si sono rivelati fallimentari per le casse dello Stato. E chi c'erano appunto, chi ci sta in giudizio, lo diceva prima Alessio, Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli. Chi è Domenico Siniscalco? È stato direttore generale del Tesoro dal 2001 al 2005 e poi ministro dell'Economia dal 2004 al 2005, governo Berlusconi. Poi magicamente il 24 aprile del 2006 diventa direttore e vicepresidente di Morgan Stanley. Vittorio Grilli è stato direttore generale del Tesoro dal 2005 al 2011, poi ministro dell'Economia dal 2012 al 2013, governo Monti, sostenuto da tutti. Poi magicamente il 12 maggio 2014 viene nominato presidente del Corporate Investment Bank per l'area Europa, Medio Oriente e Africa della banca d'affari JP Morgan, la banca che è stata mandante delle riforme costituzionali made in Renzi, Boschi e Verdini, che l'hanno scritte loro quelle riforme. Questo è il sistema. Conflitto di interessi è questo. Se uno lavora nel Dipartimento del Tesoro, Ministro dell'Economia, non dovrebbe per legge nei successivi 5 anni finire in una banca d'affari. Così si risolvono i problemi. Altrimenti ogni 6 mesi stiamo qui a dover salvare con denaro pubblico delle banche spolpate dalla politica con la compiacenza del sistema mediatico. E questa è la verità. 5 miliardi immediatamente Intesa San Paolo che ha scritto il decreto. L'abbiamo sempre detto che in questo paese i decreti sulle banche le scrivono i consigli di amministrazione delle banche stesse, come le leggi ambientali le scrivono le persone che inquinano maggiormente. Questo è il paese. E ogni 6 mesi, nonostante Renzi dicesse 21 dicembre 2015, il nostro sistema bancario è solido, non lo cambierei con quello tedesco. O 22 gennaio 2015, MPS è risanata, ora investire è un affare.
In un paese serio, ogni giorno i giornalisti che hanno un ruolo fondamentale come i dottori dovrebbero rincorrere il segretario del Partito Democratico ricordandogli queste frasi. Come in un paese serio, ogni giorno i giornalisti dovrebbero rincorrere quella bugiarda della Boschi, che ancora aspettiamo la querela della Boschi, noi e Ferruccio De Bortoli, e dirgli: ma non avevi detto in Parlamento, di fronte al Movimento 5 Stelle, che ti ha fatto una mozione di sfiducia? Tra l'altro quello è stato l'inizio della fine del Partito Democratico, che non ti eri mai occupata di banche. E perché allora? E Ghizzoni? Non può parlare, l'abbiamo chiamato in commissione o no Ghizzoni? Non lo fanno venire in commissione. Potrebbe parlare, l'abbiamo chiamato, no? Potrebbe parlare soltanto se ci fosse un processo per diffamazione. Allora ti prego Boschi, querelaci, querelami, sei bugiarda. Andiamo a parlare delle tue menzogne in un'aula del tribunale, così verrà pure Ghizzoni. E non è, dato che si parla di Banca Venete oggi, di Banca Venete, perché 5 miliardi di soldi nostri sono finiti a fondo perduto ad Intesa San Paolo, che si è comprata due banche, ognuna a 50 centesimi di euro. Allora ce la compriamo noi. 10 euro glieli davamo, a fronte chiaramente di finanziamenti di 5 miliardi di euro cash subito e 12 miliardi di euro di garanzia. Ma vi rendete conto di che cifre stiamo parlando? E poi non ci stanno i quattrini per reddito di cittadinanza, un po' di onestà intellettuale. Ah, ma è un'utopia il reddito di cittadinanza, è un'utopia alzare le pensioni. E invece trovare regolarmente, nel giro di 16 minuti, 5 miliardi di euro che finiscono alle banche, spolpate dal sistema politico anche, e ci arrivo a fare nome e cognome perché li facciamo sempre, il tempo del prelievo ad un banco, ma soltanto il banco, ma siamo noi. Banco, ma sono i contribuenti italiani, tutti quelli, pure quelli che ancora votano sta gente, che sono pure loro responsabili. Pure loro sono responsabili, perché gli italiani hanno una fetta di responsabilità in tutto questo. Come finanzia la... chi è? Consoli è stato arrestato nel 2016, amministratore delegato di Banca Veneta. Ok. Qualche mese prima di essere arrestato telefonava al padre della Boschi, subito dopo il decreto sulle banche popolari, perché cercava qualcuno che si comprasse Banca Etruria. Come la figlia chiese a Ghizzoni: ti compri Banca Etruria? Questa è la storia, e se non fosse d'accordo, querelasse il ministro Boschi, sottosegretario. Consoli chiamava il padre della Boschi e gli disse: mi serve una mano, tranquillo, ne parlo con mia figlia. Il padre della Boschi, intercettazione agli atti. Questo è il sistema. È incredibile. E che faceva Banca Veneta? Finanziava chi? Per esempio Galan. Chi era il vicepresidente del governo del Veneto quando finanziava Galan e Banca Veneta? Zaia. E qualcuno ancora che racconta questa stronzata che il Movimento 5 Stelle voglia fare alleanze con la Lega? Basta, per noi sono tutti responsabili. Oggi la Lega dice: non lo sapevo niente, che c'entro. Zaia era vicepresidente del governo, era vicepresidente del Veneto, quando venivano di nuovo spolpate le banche dagli amministratori che però finanziavano il presidente del governatore del Veneto, Galan, tra l'altro arrestato qualche anno fa per corruzione nell'affare Mose. E dal carcere si beccava due stipendi, uno come presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, l'altro come deputato della Repubblica, due stipendi, Galan, che poi ha patteggiato. E poi chi finanziava Banca Veneta? Verdini. 7,6 milioni di euro. Perché? Perché Verdini ci doveva coprire i debiti che aveva fatto con il credito cooperativo fiorentino. Ambienti di massoneria oscena questi sono, oscena. E ci ha finanziato con i quattrini che gli ha dato Banca Veneta i suoi debiti. La multa, scusate, la multa che Banca d'Italia gli aveva inflitto per operazioni sbagliate sul credito cooperativo fiorentino. Verdini qualche mese fa è stato condannato in primo grado a 9 anni di carcere per truffa e bancarotta fraudolenta. Questo è il sistema a più livelli, e il Movimento 5 Stelle ha fatto queste proposte, e voi ce le dovete raccontare, perché ci abbiamo lavorato, perché non siamo il popolo del no, e perché stiamo difendendo pure i risparmi dei giornalisti, perché sono risparmi di tutti, quelli che ci saranno, perché non ci stanno più. Ma vi rendete conto che in MPS 5, e poi gli esuberi, no? Perché i quattrini nostri poi licenziano tante famiglie, e 600 filiali di MPS che chiudono, e 600 filiali che chiuderanno delle banche venete, e tanti tanti dipendenti di queste banche che finiranno in mezzo alla strada, con la perdita poi di potere, di competitività territoriale. Ma questo è l'obiettivo, è su tutto l'obiettivo l'accentramento del potere e della ricchezza, la distruzione delle piccole banche che hanno anche garantito la crescita industriale, imprenditoriale, familiare in tanti territori, per accentrare tutto. Oggi chi si accentra è Intesa San Paolo,
che si becca due banche pagandole un euro tutte e due, 50 centesimi l'una, però dice soltanto se mi regalate immediatamente 5 miliardi di euro che casualmente il governo riesce a trovare. E non ci sta più dei soldi, ora cioè, c'era Minniti prima a parlare del dramma dell'immigrazione. Nell'ultima finanziaria 4,6 miliardi di euro l'Italia ci ha messo sul dramma dell'immigrazione. Più ci ha messo più soldi la settimana scorsa per quanto riguarda le banche venete. In 16 minuti di Consiglio dei Ministri. Qualcuno abbassa gli occhi qua. Vi chiediamo di scriverle le cose. Ho detto due parolacce, usciranno queste. Va bene. Purché escano pure le proposte che abbiamo fatto, perché sono proposte che salvaguarderanno i risparmi dei cittadini, riformare Banca d'Italia, dividere le banche d'affari dalle banche commerciali, approvare questa benedetta legge sul conflitto di interessi. Quando leggevo Repubblica me la menava ogni giorno con la legge sul conflitto di interessi, perché Berlusconi, e dicevo a Berlusconi, oggi qual è la legge sul conflitto di interessi in vigore? La legge Frattini, la legge di Berlusconi. Il conflitto di interessi non è soltanto Berlusconi, è questo, sono le banche, il capitalismo finanziario che si è infilato nelle istituzioni, finanziando la politica, e quando neanche serve più finanziare la politica, piazzando direttamente i suoi uomini. Mario Draghi è uomo di Goldman Sachs, tutti. Il giudice della Corte Costituzionale Amato, ex Presidente del Consiglio, ex Ministro dell'Economia, quello del prelievo forzoso, è uno che chiedeva denari per il torneo di tennis di Orbetello, il tempio del radical chicchismo italiano, ad MPS, e poi falliscono le banche, perché le banche con i quattrini delle banche e non solo hanno elargito denari alla politica che in cambio gli restituiva il favore, ovvero la non approvazione di quelle leggi che il Movimento 5 Stelle ha portato in Parlamento da anni. E oggi si lavano la coscienza con la commissione d'inchiesta. A sei mesi forse, speriamo meno, dalla fine della legislatura. Ma non vi sentite un po' presi per il culo tutti quanti? La commissione d'inchiesta a sei mesi, quanto tempo fa l'abbiamo chiesta? Poi abbiamo fatto la commissione d'inchiesta, come l'anticorruzione. Rubano tutti in maniera oscena, però c'è Cantone sempre. Tra l'altro l'hanno pure depotenziata l'anticorruzione, l'ANAC. Questo, il social washing, il lavaggio della coscienza, su tutto è così. E quando noi alziamo i toni, perché siamo costretti ad alzare, perché o alzi il tono o non esce niente. Noi viviamo su sto cornicione, no? Se abbassiamo la voce però nessuno ci ascolta, se alziamo i toni, maleducati. Ma sarà più importante 5 miliardi di euro di risparmiatori finiti a Intesa San Paolo che il turpiloquio, dato che bisogna parlare con correttezza, il turpiloquio. Saranno più importanti i quattrini sperperati, le banche spolpate del congiuntivo che ogni tanto sbaglia un esponente del Movimento 5 Stelle, per dindirindina. Questa è la situazione, e lo sapete tutti che è questa la situazione. Solo che qualcuno vorrebbe scriverlo ma non lo può scrivere, qualcuno vorrebbe dirlo ma non lo può dire, qualcuno vorrebbe pure dei partiti politici portare queste leggi in Parlamento ma non lo può fare, perché sono le banche che hanno tenuto in piedi la politica negli ultimi anni. È questa la verità, il conflitto di interessi è questo. Quando eravamo illusi pensavamo che fosse soltanto Berlusconi, che è coinvolto chiaramente nel mondo, nel sistema del capitalismo finanziario. In Mediobanca ci sta pure Banca Mediolanum, se non sbaglio, quindi una parte del Corriere della Sera di fatto c'era pure in mano Berlusconi. Ho detto qualcosa di sbagliato? Sono stato populista? Ora dico una cosa populista: se ci mettiamo i quattrini noi, vogliamo le banche noi. Se ci mettono i quattrini i cittadini italiani, le banche si nazionalizzano. È populista questo? Allora abbiate il coraggio di dire che i tedeschi sono tutti populisti, perché lì c'è una banca pubblica di investimento, pubblica, nazionalizzata interamente, che finanzia le imprese tedesche. Sono populisti pure loro, i tedeschi sono tutti populisti, scrivetelo, i tedeschi sono tutti populisti, perché hanno una banca pubblica. Ma per quale motivo? Se per Intesa San Paolo è un affare l'acquisizione di queste due banche a prezzi di galline morte, con 5 miliardi di euro di quattrini nostri, non può essere un affare per il popolo italiano e per lo Stato italiano. Perché? Perché nazionalizzare una banca, non lo so, è roba stalinista. La Germania della Merkel ha le banche pubbliche, e non solo, quanti altri paesi, loro che sono in commissione finanze lo sanno meglio di me, hanno le banche pubbliche. Il risparmio è tutelato dalla Costituzione. Che cosa fa? Lo dico ancora, perché poi con questi cellulari ci vedono molte più persone, poi uno rilascia le interviste, perché ormai arriviamo a molte più persone così. Le conferenze stampa le facciamo, ma parliamo pure attraverso i nostri canali, così almeno i cittadini vedono tutto e si rendono conto di quello che noi facciamo.
A cittadini italiani dico che stiamo noi, di fatto, cioè noi stiamo difendendo la Costituzione in questo Paese. Siamo noi che stiamo difendendo il risparmio. Noi l'abbiamo fatto facendo una battaglia sul referendum costituzionale contro quelle riforme oscene di fatto portate avanti dalla JP Morgan, e l'abbiamo fatto con IMO Banca d'Italia. Quanti decreti sulle banche? Questo Parlamento si è occupato solo di banche in questi 4 anni. Quanti provvedimenti sulle banche? 13, 14. Quanti ne hanno fatti di provvedimenti in favore del... E però il sistema bancario italiano è solido, Renzi non lo cambierebbe con quello tedesco. Ci credo che non lo cambierebbe con quello tedesco, perché in Germania li fanno i controlli. Voglio vedere se in Germania non ci sarebbero giornalisti dietro alla Boschi. Cioè, scusa, ma quando querela? Quando querela? Quando querela? Di Battista l'ha dato della bugiarda. Di Battista l'ha dato la bugiarda. Quando querela? Ma Ghizzoni? Ma Ferruccio De Bortoli? Quando lo querela? Finito. Tutto questo è finito, passa nel dimenticatoio, tanto è luglio, c'è agosto, poi dopo altre campagne elettorali, le elezioni siciliane, poi le politiche e poi tutto a tarallucce e vino in questo paese. Ecco, il Movimento 5 Stelle difende i risparmi, difende i diritti dei cittadini italiani e cerca pure un po' facendo nomi e cognomi, e sapete che quando facciamo certi nomi e cognomi poi ce la fanno pagare, mica in maniera grave per l'amor di Dio, però con campagne diffamatorie, perché è chiaro, no? Uno va in televisione di fronte a 3 milioni di cittadini e denuncia i comportamenti sbagliati del signor De Benedetti alias Voldemort, evidentemente qualcuno poi te la fa pagare. Ci abbiamo sto coraggio, ce l'abbiamo dal primo giorno, non siamo cambiati di una virgola e stiamo pure salvaguardando la memoria storica in questo Paese, cercando di far capire quelle che sono le connessioni appunto tra capitalismo finanziario, istituzioni occupate dalla bancocrazia e sistema mediatico. Grazie a tutti.